Nel corso di un dibattito organizzato dalla Rotary Club Magna Grecia, ieri sera, il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesario, a proposito della diatriba in corso tra il governatore di Puglia, Michele Emiliano, e il premier Matteo Renzi, ha detto: «Se il mio presidente nazionale Boccia non mi ricevesse, io mi dimetterei». Un invito che il consigliere regionale dei conservatori e riformisti, Renato Perrini, pure rivolge a Emiliano. Al suo posto lascerei il PD o mi dimetterei. Non v'è dubbio, ha detto Perrini, che nell'incontro con i giornalisti ha toccato diversi temi di attualità. La questione Ilva innanzitutto, lo stesso progetto di decarbonizzazione proposto da Emiliano. Facile lanciare progetti quando si perdono 3.000 posti e non lo si dice, e quando restano i dubbi sulla bonifica dell'impianto. Poi l'emendamento al piano casa per la riqualificazione dei centri urbani abbandonati e la questione sanità con il problema relativo ai nosocomi tarantini, il Moscati, il San Marco di Grottaglia, l'ospedale di Martina Franca e non solo. Io sono invece per ambientalizzare, fare in modo che si metta a norma tutto, perché andando come sta andando avanti la situazione, come la sta proponendo Emiliano, alla fine, come dice lui, verrà chiusa. E chiudendo rimane un cimitero inquinato. Su Taranto c'è, come Taranto, Martina, c'è un ragionamento sulle due città più importanti che si va a votare nella prossima tornata elettorale. Noi vogliamo allargare a tutta la società civile, cercare in modo di fare dei progetti, soprattutto su Taranto, che riguarda Taranto. Possiamo anche mettere da parte i simboli politici, perché è un momento particolare. Io faccio un invito, come ho fatto anche nell'ultimo emendamento in regione, che è stato votato il mio emendamento sia dal PD che sia dei 5 Stelle sia da Rifondazione Comunista, di cercare di metterci tutto intorno a un tavolo e fare un progetto su Taranto, perché divisi facciamo il gioco di chi ci sta a Roma, perché secondo me c'è anche qualche regia occulta di fuori che vuole che Taranto deve essere anche divisa. Invece sto cercando di fare in modo che noi dobbiamo essere uniti per Taranto.